Benvenuti in un nuovo episodio del mio canale, secondo episodio della serie Angeli Caduti all'Attacco. E sperando, cioè, che vi sia piaciuto come il primo episodio, oggi appunto vi porto il secondo e andremo a vedere un attacco che ha fatto Giovanni, il nostro alleato, che appunto mi ha chiesto di registrarlo, di metterlo su. E vabbè, avendo già visto, gli dico che è stato molto bravo. Ecco qui adesso lo vediamo. Anche lui, come vedete, è attaccato con mongolfiere, mastini e sgherri. E come ha fatto prima anche Thomas, ha mandato gli sgherri subito davanti, a modo da bloccare le difese aeree. Così le mongolfiere sono entrate dentro abbastanza incontrastate. Ha scelto molto bene i tempi delle due furie da mettere, in modo che appena i mastini sono andati via, le mongolfiere subito dentro. Poi le gire una piazzata, una davanti per bloccare la prima inferno. Poi appena l'hanno distrutta è andata una dietro per bloccare la seconda. E intanto indietro vedete gli sgherri che molto tranquillamente stanno ripulendo tutto. E le mongolfiere vanno avanti a distruggere, tranquille. Come vedete è stato molto furbo comunque anche lui a scegliere questo villaggio, perché aveva notato che non c'erano né uno né l'altro eroe, né la regina né il re. Poi vabbè, è stato anche fortunato che alla fine addirittura pure il castello era vuoto, quindi vabbè, meglio per lui. E come vedete stava quasi per riuscire a fare un 100%, usando solamente le truppe di base senza neanche gli eroi. Però vabbè, come state vedendo, gli è rimasto veramente poco, a parte la torre dello stregone che comunque ha pochissima vita, e la torre dell'arciere ha quasi ripulito tutto quanto. Infatti come vedete ora, appena finito di mandare gli sgherri, ha mandato gli eroi, che ha attivato subito l'abilità della regina in modo da sbarazzarsi subito le due difese. Poi ha attivato l'abilità del re per aprire il varco del muro più in fretta, e alla fine ha spaccato l'ultimo deposito, facendo così un bel 100% contro uno quasi completamente maxato. Quindi, come avete visto anche da questo attacco, mi raccomando, state sempre attenti. Comunque, se riuscite a trovare ad attaccare uno senza gli eroi. E come state guardando, ora siamo nel periodo di scalata. Finiremo il 15. Guarda, se sono tutti quelli che ci sono dentro, comunque siamo sempre in pochi, quindi se c'è qualcuno che sta guardando questo video e vuole di unirsi ai requisiti, ben venga, se si vuole divertire con noi a scalare. E buona, non ho altro da aggiungere, spero che vi sia piaciuto questo 3 stelle. Ci vediamo al prossimo video di questa serie, lasciate un mi piace e un commento, mi raccomando iscrivetevi al canale, e bella a tutti.